Inaugurata a Pistoia nella sede provinciale della Croce Rossa Italiana, la prima bottega della salute del territorio pistoiese è una delle prime in Toscana. Un servizio innovativo, multifunzionale, gratuito, riconoscibile e facilmente accessibile da tutti i cittadini voluto da Regione, ANCI e UNCEM. È un punto sul territorio che dà dei servizi alle persone sul fronte socio-sanitario, quindi nell'organizzazione che la Regione ha voluto dare a tutto il sistema, partendo dagli ospedali, alle casse della salute, c'è anche la bottega della salute, che sarà nel territorio toscano la bottega, il punto più vicino ai cittadini per erogare servizi socio-sanitari e soprattutto per introdurre il cittadino nel mondo della sanità e del sociale. Quindi è un'ottima cosa, fatto col servizio civile, quindi vuol dire che si mette a disposizione dei giovani per dare servizi alla comunità e sarà una rete che sarà presente in tutto il territorio. L'abbiamo voluta sperimentare qui a Pistoia, in una grande città, coinvolgendo un'associazione di volontariato come la Croce Rossa, proprio per dimostrare le sinergie che questa non serve solo nei comuni montani, ma anche nei territori non montani. Servirà soprattutto per le zone disagiate e i servizi che verranno effettuati? E sono quelle, diciamo così, di possibilità di interfaccia con il sistema sanitario, quindi consultazione del fascicolo elettronico, visualizzazione degli esami ematici eventualmente fatti, dei sistemi degli esami diagnostici di RX, la possibilità di verificare, di autocertificare la posizione del reddito e in più tutti quei servizi che la Regione Toscana, anche attraverso i nuovi sistemi, sta rendendo su base digitale disponibili in tutta la Toscana.